Eccoci qua con, direi, uno degli ultimi sopravvissuti a questo convegno anche impegnativo sotto certi punti di vista, con tanti dati che sono stati diffusi circa quello che sarà lo sviluppo del traffico delle merci. Sicuramente è stato un dato univoco, Alessandro Pitto, presidente di Spediporto, un dato univoco quello relativo al traffico delle merci che anche dal Far East verso il centro Europa arriveranno in misura veramente inconsistente. Pensiamo anche alla nuova via della seta dalla Cina, via ferrovia in misura molto bassa, ma arriveranno via nave, sempre di più, 70% si calcola anche in futuro. Dunque le infrastrutture che sono in corso di realizzazione, sia nella parte italiana con il Terzo Valico, avete sentito poco fa le parole del Presidente della Regione Giovanni Toti, che ha detto spero che veramente le parole poco convincenti e forse anche poco convinte del Movimento 5 Stelle siano, come dire, un rigurgito di campagna elettorale, ma è impossibile credere che si voglia bloccare un'opera di questo genere. Dunque le opere che sono in corso di realizzazione anche in Svizzera, che renderanno più rapido il collegamento tra Genova e Lugano, addirittura si parla di un'ora e 10 minuti per arrivare in treno fino a qui, possano contribuire a rendere il porto di Genova realmente il porto della Svizzera, la porta del Mediterraneo per l'Europa centrale del nord. Sì, io direi che ci troviamo veramente in una, la definirei, congiunzione astrale particolarmente favorevole, perché abbiamo finalmente molte opere di cui parliamo da anni che finalmente sono in fase di attuazione, di realizzazione. Abbiamo rinnovato interesse per il porto di Genova, ma non solo, per i porti del Mediterraneo, da parte di tutta una fascia di mercato del centro e del nord Europa che guarda al Mediterraneo con estrema attenzione, e quindi direi che abbiamo veramente tutti gli elementi per poter fare un po' quel salto di qualità che da tanto tempo ci auguriamo e che auspichiamo. Noi abbiamo un mercato italiano su cui il porto di Genova è cresciuto, sta crescendo in maniera molto importante, però sappiamo che dobbiamo allargare il nostro mercato e possiamo farlo solamente spostandoci verso il centro Europa, e la Svizzera e Lugano nella fattispecie sono la prima tappa da cui partire per convincere gli operatori europei della bontà dei nostri servizi, della qualità dei nostri servizi, delle tempistiche, della nostra efficienza, e credo che questa sia una prima giornata a cui faranno seguito altre in cui riusciremo a far passare questo messaggio. Ricordiamo anche l'altra notizia emersa da questo convegno, oltre all'appello di cui chiederò anche a lei adesso, come ho fatto con gli altri ospiti prima, che risentiremo fra poco poi da studio con Andrea Scuderi, per quanto riguarda il vertice che ci sarà, il vertice bilaterale tra Svizzera e Italia, è stato annunciato che si terrà a Palazzo Ducale nel 2019, un'occasione di nuovo importante per rafforzare i rapporti tra questi due paesi. Sì, sicuramente abbiamo, come dicevo, la Svizzera guarda con molto interesse a Genova, abbiamo un'enormità di legami che sono stati ricordati anche nel convegno di oggi, non solo economici ma anche culturali. E quindi direi che quale migliore occasione iniziare da qui, da questo convegno, per rafforzare e riscoprire questi legami che, ripeto, vanno anche al di là dell'economia, ma vanno verso uno scambio di esperienze, di interessi culturali sicuramente molto, molto proficuo. C'è la consapevolezza, poco fa Toti diceva, forse c'è poca consapevolezza da parte dei genovesi e dei liguri delle potenzialità che hanno proprio per la loro posizione e per come si muovono i traffici. Lei la percepisce come operatore, come presidente di una categoria di operatori, questa forza che si ha, o forse in passato non se n'è pure ben capita? Ma in realtà è una cosa abbastanza particolare, perché siamo passati da una fase in cui pensavamo che tutti dovessero passare da Genova, vendendogli anche servizi estremamente scadenti, a una fase in cui in effetti i nostri servizi sono molto efficienti, però forse diciamo, dobbiamo renderci conto che effettivamente riscopriamo questa posizione geografica vantaggiosa di Genova, valorizzata dal fatto che effettivamente i nostri servizi e le nostre infrastrutture sono diverse da quelle che avevamo 10, 15, 20 anni fa, e quindi si tratta ora di riacquistare un po' questa consapevolezza noi e poi andarla a vendere e comunicare al resto del mondo. Ci siamo già sentiti al di là delle elezioni, ma questa è l'occasione, se ne è parlato anche durante il convegno, di quello che può essere la reazione alla presa di posizione ancora ribadita del Movimento 5 Stelle contro il Terzo Valico. Ma guardi, il Terzo Valico è un'opera vitale per Genova, credo che su questo non ci siano molte considerazioni diverse da fare, quindi si sta facendo, voglio sperare, sono convinto che si farà, verrà portato a completamento, perché se
riteniamo che il porto di Genova sia e sarà in futuro la principale industria della città, che possa garantire sviluppo, occupazione e professioni interessanti e utili per i nostri figli e per i nostri nipoti. È chiaro che il Terzo Valico è un'opera imprescindibile. Questo al di là di tutte le considerazioni e valutazioni tecniche che oggi numerosi tecnici ed esponenti anche del mondo ferroviario ci hanno ricordato, anche le motivazioni prettamente tecniche per cui un'opera così serve. Ma al di là di questo, ripeto, è un'opera che deve traguardare i prossimi 50 anni nel futuro della città di Genova, e quindi sinceramente non vedo come si possa pensare di fermarla. Allora, grazie anche a lei Alessandro Pito e buon rientro a Genova, sperando nelle autostrade che anche oggi sono state citate nel nodo di Milano, spesso hanno molte criticità, è vero? Cercheremo di bypassarlo passando dalla 26. Esatto, si trovano tutte le scorciatoie. Grazie mille.